Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e ben ritrovati anche agli ascoltatori del podcast. Ed eccoci qua ad un nuovo processo, la tappa numero 15, la tappa regina di questo Giro d'Italia. E anche oggi cosa abbiamo visto? La ciliegina sulla torta di questa seconda settimana che avevo detto ieri in live che era stata più noiosa rispetto alla prima settimana. Abbiamo visto tutta l'epoca a controllare, non fare azioni come ha fatto la prima settimana, e quindi mi è sembrata leggermente più noiosa, ma comunque oggi mi aspettavo comunque Pogačar e così è stato. Dopo andiamo a vedere anche come si è svolta la tappa di oggi, perché comunque è stata una gran bella tappa fin dal primo chilometro. Sono state davanti delle fughe interessanti che comunque il team UAE, tanto discusso, ha tenuto a bada fin dal chilometro 0 e in meno 15 chilometri si è messo davanti Maika sul Foscagno per poi lanciare Tadej Pogačar, e da là Pogačar ha lasciato là a tutti. Pazzesco quanto forte va Tadej, pazzesco quanto piano vanno gli altri rispetto al via, davvero un'altra categoria. È pazzesco quello che riesce a fare in bicicletta questo corridore, che a me esalta moltissimo, ma penso anche a voi. Scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate di Pogačar e di come sta interpretando questo Giro d'Italia, che secondo me, l'ho già detto e continuerò a dirlo, è il Giro d'Italia più bello degli ultimi anni. E detto questo, però, andiamo a vedere cosa è successo nella tappa di oggi. Prima di andare a vedere cosa è successo nella tappa di oggi, vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un bel like e iscrivervi al canale. A voi non costa niente, è gratuito, ma mi date un'enorme mano per continuare a portare all'interno del canale questo tipo di contenuto. Ma detto questo, però, non vi rubo altro tempo e andiamo a vedere cosa è successo nella tappa di oggi. Ma Nerva del Garda, Livigno, appena sono partiti si sono sganciate diverse fughe. La tappa non era piatta, ma è partita con delle salite. Nella seconda salita di giornata, comunque salita molto dura, abbiamo visto davanti un drappello di una decina di corridori, inseguito da un drappello di una cinquantina di corridori. Però in realtà, quando vado a montare questi video e vado a sentire quello che dico, normalmente sbaglio un attimo i numeri del gruppo dei fuggitivi, ma diciamo sono dei piccoli particolari che in qualche modo magari con le immagini vi faccio passare in secondo piano. Ma questa è un'altra storia. Quindi davanti si vedono principalmente tanti italiani, soprattutto Piganzoli, Pellizzari, Scaroni. Scaroni che è andato a prendere anche tanti punti per la maglia del Gran Premio della Montagna, Conci, Velasco c'era anche davanti, proprio tanti. Arrivati in cima alla salita, diciamo, si è stabilizzata la situazione con la fuga davanti e il gruppo inseguitore, che è diventato poi quello di Pogačar un po' alla volta, con l'UAE che ha tenuto il ritmo davanti tutto il giorno, per poi arrivare al Mortirolo. Al Mortirolo è diventata ancora più interessante, ovviamente, la situazione. Davanti c'era un drappello di tre corridori con Tonelli e Pellizzari della Bardiani e Scaroni della Stana, ad inseguire un altro gruppetto di una decina di unità, dove all'interno c'era la maglia blu, in realtà il secondo della classifica, Geschke, c'era Conci, c'erano diversi corridori del team Polti che hanno provato a tenere il ritmo davanti al gruppetto per avvantaggiare Piganzoli, e hanno provato a tenere un ritmo bello alto. In primis, quello che ha fatto un gran lavoro, secondo me, è stato Fabbro verso fine salita, visto che la salita è stato Bais in testa al gruppetto, e da là si sono avvicinati in realtà al gruppetto di testa, e a un certo punto si è messo davanti Geschke e Conci e hanno provato ad uscire dal gruppo. Finché poi Conci ha lasciato là praticamente Geschke, è andato nel gruppetto di testa a fine Mortirolo e ha provato a giocarsi la volata per arrivare in testa al Mortirolo, ma a vincere quella volatina è stato Scaroni, che ha fatto altri punti per la maglia blu davanti a Pellizzari e proprio Conci. Dietro il gruppo è sempre stata tranquilla la situazione, con l'UAE che stava tirando, e già arrivati a questo punto hanno fatto diversi chilometri e abbiamo fatto tanti metri di dislivello. È comunque continuata la fuga. All'interno del gruppo c'era anche Nairo Quintana, che dopo andiamo a vedere cosa ha fatto.
dopo tanto, ma veramente tanto, lo vediamo in testa a una gara di livello. Mancano circa 20 km dal gruppetto, in realtà non vi avevo detto il gruppetto dei tre, poi dopo la discesa del Mortirolo si sono praticamente fatti riprendere dal gruppo inseguitore. Effettivamente era la cosa che aveva più senso, farsi riprendere dal gruppetto inseguitore, perché erano in tanti e in tanti a tirare. Dietro sempre l'UAE, dietro che hanno visto praticamente sempre il team UAE tirare. Inizia il suo scagno e dal gruppo davanti salta fuori Georg Steinhauser, un giovane corridore del team F che io ho conosciuto lo scorso anno per sbaglio proprio a Livigno. Parte che Steinhauser guadagna una trentina di secondi sul gruppo, siamo già nel foscagno, siamo già nella salita che farà la selezione di questa tappa, e dopo poco parte anche Nairo Quintana. Nairo Quintana, che è un colombiano, lo conosciamo, che è un gran scalatore, e in cima a Livigno siamo ad una quota bell'alta, sopra i 2000 metri, e quindi un arrivo sicuro può andare bene al corridore colombiano. Ma c'è solo un problema, che all'incirca a 3 minuti c'è il gruppo dei favoriti, Sergio del Foscagno, che non è in realtà durissima, ma comunque l'affrontarono dopo più di 4000 metri di dislivello in una tappa di 222 km, e si è messo davanti il team UAE ai meno 15 all'incirca, si è messo davanti Maika, ve l'avevo già accennato prima, ha alzato l'andatura, è partito Pogacar, da là non c'è stato più niente da fare. Da quando è partito in 0-2 è rientrato su Steinhauser e poi in pochissimo è arrivato su Quintana e l'ha lasciato là. È andato poi a vincere, più che a vincere, a dominare questa tappa, e diventa sempre più padrone di questo Giro d'Italia. In seconda posizione della tappa di oggi è arrivato Quintana, in terza posizione Steinhauser. Nella quarta posizione rivediamo gli uomini di classifica per il quarto Martinez e quinto Geraint Thomas. Questa è la classifica della top 10 di oggi, e questa che adesso vi lascio qua in sovraimpressione è la nuova classifica della top 10. Cosa vediamo? È cambiato leggermente il vantaggio che aveva Antonio Tiberi rispetto a Team Arisman, perché oggi Tiberi ha perso terreno rispetto ad Arisman, e sarà molto interessante vedere cosa succederà nella prossima settimana per la lotta alla maglia bianca. L'abbiamo accennato tante volte questa cosa, ormai la maglia rosa dall'inizio sempre più detentore a Pogacar, ma per la maglia bianca ci sarà una bella sfida, e vediamo cosa succederà nella prossima settimana. E pazzesco anche vedere quanto vantaggio c'ha Pogacar rispetto al secondo in classifica, che è Geraint Thomas. Pazzesco oggi vedere che dopo che è scattato Pogacar hanno provato un attimo ad aumentare il ritmo, ha provato Martinez a rientrare su Pogacar, o meglio ha provato ad andare via dal gruppetto anche lui, perché andare su Pogacar è molto dura, e non ci hanno neanche provato a rientrare da quanto forte andava il corridore sloveno, follia. E però detto questo, andiamo a vedere la tappa di martedì. Tappa di martedì, che è la tappa a rientro dal giorno di riposo, quindi non da sottovalutare. Non si farà il passo dello Stelvio, è stato tolto, ma troviamo comunque una tappa da 206 km con 4350 metri di dislivello. Un gran tappone, devo dire. La partenza sarà sempre da Livigno, l'arrivo sarà a Santa Cristina di Valgardena. L'arrivo sarà un arrivo in salita anche questa volta, e non si affronterà più il passo dello Stelvio, si passerà in Svizzera il Umbral Pass, gioco di Santa Maria. Salita da 16,7 km, troviamo pendenze che vanno dal 7,1 ad un massimo del 15%, e si scollinerà a 2498, comunque sembra una salita interessante. Scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate della tappa di martedì e chi sarà il vostro favorito. Ed ora vi vado a dire il mio favorito. Vi avevo accennato nel processo alla tappa di ieri che il mio favorito era Andrea Piccolo, non si è visto in realtà nella tappa di oggi, e io in realtà me lo aspetto ancora in questo Giro d'Italia, perché è partito molto bene nella prima settimana e me lo aspetto, quindi è ancora il mio favorito per la tappa di martedì, e vediamo cosa riuscirà a fare. E vediamo se domani farò comunque lo speciale della seconda settimana, perché sono curioso di sapere se qualche altro corridore abbandonerà la corsa rosa. E detto questo, anche questo processo alla tappa è finito. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. E mi raccomando, se lo fate, siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima.